Mi chiamo Beatrice, ho 19 anni e lavoro in Malga e gestisco quindi 250 capre e pecore. Mi sveglio alle 5 del mattino e dopo colazione porto le capre al pascolo, dove sto all'incirca 4 ore. Poi ci sono 40 capre da mungere a mano. E poi lavoro il latte, si fanno cazzotte oppure yogurt. La sera verso le 5, 5 e mezza si riportano al pascolo dove stanno altre 4 ore. Sono sempre stata una persona abbastanza solitaria, mi piacciono le persone e mi piace stare in mezzo alle persone. Però qui trovi una pace con te stesso perché sei costretto ad averla, perché la montagna è in grado di pulirti dentro. Se tu hai dei pensieri negativi, escono tutti, qui non hai tante distrazioni. I tuoi pensieri non vengono più influenzati da quello che sono le altre persone, qui sei tu e tu. Quindi escono solo pensieri tuoi e esce la tua persona. E a volte esce anche quello che non vuoi vedere e non vorresti conoscere e quindi devi farci o l'abitudine o accettarlo o combatterci. E se scegli di combatterci non è facile. Nei rapporti umani, che sia di conoscenza, amicizia o amore, qualcuno riceverà sempre di meno e dunque qualcuno riceverà sempre di più. Invece con gli animali tu ricevi e dai allo stesso livello. Riesci a sentire le cose in maniera diversa. C'è sicuramente un sentimento nei loro confronti, perché comunque sono responsabile di 200 vite, anche perché qui non, oltre alla loro compagnia, non c'è tant'altro. Quindi ti ritrovi ad essere anche magari costretto a creare un rapporto con loro. Però se non ci fosse, non farei questo tipo di lavoro. Deve esserci un buon rapporto anche con la montagna. Io sono un amante della montagna, però devi portarle rispetto. E lei lo porta a te. Nasce un rapporto anche con la montagna, col bosco e con l'ambiente in cui vivi, perché a volte sembra tanto nemica quando fa brutto tempo o quando diventa buio, però poi impari a conoscerla, impari a creare una confidenza con lei e diventa quasi viva.